conosce, diciamo, la problematica della strategia marina, però è giusto, diciamo, proprio in un'ottica di percorso di comunicazione fare, diciamo, un sunto di quello di cui ci stiamo occupando, e, diciamo, anche perché diciamo, io mi sono trovato in questa, diciamo, pure in questa avventura abbastanza di capo e collo, non ce ne eravamo mai occupati a livello di dipartimento, quando la giunta di governo ha attribuito questa competenza già eravamo in uno stato molto avanzato delle attività da svolgere, diciamo, eravamo proprio allo scadere della firma del protocollo d'intesa più volte menzionato, e quindi si è dovuto un po' correre per attuare. Diciamo, la strategia dell'ambiente marino deriva, come ben noto, da una direttiva comunitaria che appunto costituisce il quadro all'interno del quale i vari stati membri hanno adottato delle normative nazionali per portare avanti appunto questo nuovo campo di attività, principalmente consentire ai nostri mari di raggiungere un buon stato ambientale, quello che è stato definito con termini inglese GES, Good Environmental Status, al fine appunto di preservare sia la diversità ecologica che anche proprio l'ambiente nell'accezione di produttore di beni che servono poi anche alla nostra vita, quindi diciamo mantenere un buon stato dell'ambiente significa avere poi delle risorse a nostro favore di buona qualità, e questo non soltanto chiaramente per chi vive attualmente sulle coste o delle risorse appunto dei nostri mari, ma anche per le generazioni future. La strategia marina, ovviamente essendo una normativa a livello comunitario, si occupa di tutti i mari che bagnano la comunità europea, per quanto quindi che mari che sono stati suddivisi in regioni. Noi apparteniamo chiaramente alla regione Adriatica, scusate, alla regione mediterranea, che a sua volta è stata diciamo, suddivisa in quattro sottoregioni, quindi l'Adriatica, l'Egea e le mari orientali, il Mediterraneo centrale e lo Ionio e il Mediterraneo occidentale. Ecco, già un primo impatto. Per chi all'inizio non era addetto ai lavori, eccetera, questa cosa strana che una regione fosse suddivisa in sottoregioni, però di cui facevano parte delle regioni, quindi cioè, non era semplicissimo anche spiegarlo a volte ai vertici dell'amministrazione. L'Italia, appunto, come dicevo, è chiaramente interessata a tre delle sottoregioni di cui fa parte il Mediterraneo. A loro volta, appunto, come dicevo prima, le sottoregioni fanno capo alle regioni, a questo punto intese in senso geografico amministrativo per quanto riguarda il nostro paese. Quindi andiamo alla sottoregione del Mediterraneo occidentale, che sarebbe poi quella che coincide con il terreno senso lato, quindi con i vari mari in cui è poi suddiviso il Tirreno, quindi la Ligure, il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale, meridionale. Di questa sottoregione appunto fanno parte tutte le regioni costiere che vanno dal confine della Francia fino alla punta di Trapani, quindi Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con Toscana ovviamente all'interno delle sottoregioni nei protocolli d'intesa tra Ministero e amministrazioni regionali sono state individuate delle capofila, e di questa sottoregione capofila la Toscana. Poi abbiamo la sottoregione Adriatica, che ovviamente non ci riguarda, dove vede la linea
Romagna come capofila e le regioni associate dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, mentre poi ultima sottoregione quella più meridionale che riguarda il Mediterraneo centrale, quindi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, quindi diciamo i mari che bagnano la costa orientale della Sicilia, il mare che bagna la costa orientale della Sicilia, nonché le coste meridionali e anch'esse orientali del Basilicata, Calabria e Puglia. Di questa sottoregione è capofila la Sicilia. E la, appunto, se ne era già parlato, il 18 dicembre 2012 tutte le regioni hanno sottoscritto, quindi le 15 regioni bagnate da mari nell'Italia, hanno sottoscritto con il Ministero un protocollo d'intesa che serviva a, diciamo, ha fornito anche le risorse finanziarie per la per svolgere delle indagini che fotografassero il cosiddetto initial assessment, la valutazione iniziale su alcuni parametri, due di carattere diciamo naturalistico biologico, quindi sugli habitat pelagici e bentonici dei nostri mari, quindi sul fitozooplancton, sul coralligeno, su determinati aspetti del coralligeno, sia quello legato agli ambienti a Gorgone, sia anche i coralli bianchi e il corallo rosso in alcune regioni. E l'altro legato, quindi questo diciamo aspetti legati alla natura, all'attività della natura, poi altri aspetti invece legati all'attività dell'uomo e quindi alla presenza dei rifiuti sia sulle spiagge che nelle acque. Nelle acque era particolarmente importante per quanto riguardava principalmente le microplastiche che come sappiamo hanno un grossissimo impatto sulle catene alimentari dei diciamo sulla vita, specialmente dei grossi predatori e dei mammiferi e rettili marini. E poi sugli aspetti socio-economici per stabilire anche sia i costi che dobbiamo affrontare per il degrado, cioè per prevenire il degrado da un canto dei nostri mari, sia i costi per e riparare al degrado appunto derivante dalle attività antropiche, nonché ai benefici che il mare può fornire alle attività antropiche intese, quindi diciamo specialmente per quanto riguarda gli aspetti della pesca e del turismo, che ovviamente se possono vedere dei detrattori nelle attività che invece concorrono al peggioramento del mare. Questa fase si è conclusa il 13 giugno con la trasmissione al Ministero dell'Ambiente dei risultati delle campagne, delle attività di indagine. E il tutto appunto essendo una valutazione iniziale finalizzata al prosieguo della dell'attività della strategia marina, quindi con i piani di monitoraggio cosiddetti diciamo tra virgolette a regime, appunto dei programmi di monitoraggio che sono previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo di recepimento della strategia, che entro il 15 giugno dovranno essere diciamo approvati definitivamente e quindi attivati ai fini anche poi della loro trasmissione come adempimento dello Stato italiano nei confronti dell'Unione Europea appunto il 15 ottobre all'Unione stessa e poi appunto programmi di monitoraggio che poi alla fine dei conti sono l'oggetto principale della consultazione pubblica di cui l'evento di oggi è uno delle sedi di divulgazione.
Voglio solo dire, cioè, che questa attività, per quanto abbastanza gravosa, l'attività della strategia marina in cui ci siamo trovati ad operare, diciamo, ha anche permesso, devo dire io, almeno per quanto mi riguarda, per la prima volta, nonostante, diciamo, che mi sono occupato spesso di attività con le altre regioni, ma qui c'è stato proprio nella strategia marina un costante e continuo rapporto di collaborazione, di interscambio di dati, di informazioni che in altre situazioni invece non ci sono, per esempio anche per Natura 2000, per quanto si lavori spesso con le regioni eccetera, però non a livello così proprio quasi quotidiano, cosa che si vede anche per esempio dal numero diciamo, le caselle di email sono sempre intasate, bisogna cancellare, sperando di non cancellare le cose più importanti o avendo difficoltà di salvarle. Questo è tutto, penso che possiamo passare alla fase che riguarda appunto i tavoli di lavoro dei monitoraggi.